Non tutto il riscaldamento climatico viene per nuocere. È quello che pensano gli abitanti di Tiksi, nella Siberia orientale. E non solo perché, come affermò una volta Putin, spenderanno meno in pellicce. Tiksi, infatti, è il porto più a nord di tutta la Federazione Russa. Fondata nel 1933, al momento del crollo dell'URSS aveva oltre 11.000 abitanti. Oggi ne sono rimasti 5.000, che ne fanno comunque ancora oggi la città con più di 5.000 abitanti più a nord dell'intero pianeta, ma soprattutto il luogo che per eccellenza potrebbe maggiormente godere dei frutti di uno dei progetti più ambiziosi e visionari del XXI secolo, la Via della Seta Polare. L'idea è stata esposta ufficialmente per la prima volta soltanto nel 2018. È un ulteriore tassello della più ampia Belt and Road Initiative, la nuova Via della Seta, il più grande e ambizioso progetto infrastrutturale della storia umana, che mira a integrare l'intero supercontinente eurasiatico sia dal punto di vista logistico che da quello energetico che più in generale nella riprogettazione di tutte le catene del valore. La Belt and Road Initiative è composta sia da corridoi terrestri che marittimi, ma c'è un problemino. Il mondo è una talassocrazia con gli USA come potenza egemone, capace di esercitare un controllo pressoché totale su tutti i colli di bottiglia che rendono il mare molto meno vasto di quanto non appaia, dallo stretto di Taiwan a quello di Suez. Ma c'è un mare dove il controllo degli USA sostanzialmente non arriva, soprattutto da quando è finita la prima guerra fredda, il Mar Glaciale Artico, che mano a mano che il termometro cresce, tanto glaciale non è più. L'Artico si sta scaldando dalle 3 alle 4 volte più rapidamente del resto del pianeta e nel 2020 l'estensione minima dei ghiacci è stata 2,6 milioni di chilometri quadrati inferiore alla media registrata tra il 1981 e il 2010. Risultato? Durante quell'anno è stata superata per la prima volta la soglia dei 1000 viaggi commerciali, un bel più 25% rispetto all'anno precedente. E tutti sono passati da quella che viene denominata Northern Sea Route, che è interamente in acque territoriali russe e per transitare dalla quale c'è da pagare un pedaggio. Nei mesi in cui le acque sono totalmente libere dal ghiaccio, la Northern Sea Route è in grado di far risparmiare fino a 2 settimane di navigazione a tutte le merci che dall'Estremo Oriente devono raggiungere il Nord Europa. Un vantaggio imponente destinato a consolidare ancora di più l'alleanza strategica tra Russia e Cina. E il trasporto commerciale potrebbe essere soltanto la punta dell'iceberg, perché le coste settentrionali della Russia sono ricche di gas e petrolio. Payaka si trova nella penisola di Taimyr, nella regione di Krasnoyarsk. Nel suo sottosuolo si stimano ci siano riserve di petrolio per 1,2 miliardi di tonnellate. Nel 2019 la China National Chemical Engineering ha firmato un memorandum of understanding insieme a 2 colossi petroliferi russi per un primo round da 5 miliardi di investimenti. Il progetto prevede tra l'altro lo sviluppo di un porto, di 2 aeroporti, di una rete di diversi chilometri di tubature e la bellezza di 15 centri abitati con tutte le infrastrutture annesse e connesse. Intanto da 5 anni ormai è pienamente operativo l'impianto di liquefazione del gas della penisola di Yamal, che produce ogni anno 16,5 milioni di tonnellate di GNL. Qui a metterci una bella fetta dei quattrini è stato direttamente il Silk Road Fund, una delle principali istituzioni finanziarie della Belt and Road Initiative. Entro qualche mese dovrebbe arrivare a compimento anche la fase 2 del progetto, con un altro impianto, questa volta situato nella penisola di Gidan. E anche qua il progetto prevede lo sviluppo di un porto e di un aeroporto. Ma nel frattempo i cinesi di China Merchants Group hanno firmato un altro contratto con il principale operatore portuale russo per lo sviluppo del porto di Zarubino, a sud di Vladivostok e a pochi chilometri dalla frontiera con la Cina. L'obiettivo è di trasformarlo nell'arco di una 15 anni nel principale porto del nord-est asiatico e nell'hub principale lungo la nuova Via della Seta Polare. Dalla parte opposta del tragitto, The China Poly Group ha siglato un altro accordo per lo sviluppo del nuovo porto di Arkhangelsk, che sarà situato a 50 km dalla città, sull'isola di Mudug, a 2 passi dal confine con la Finlandia. E questo è quello che avviene in superficie, ma il vero party potrebbe essere 20
20.000 leghe sotto i mari. È qui infatti che si scatenano gli appetiti nei confronti di depositi di minerali di ogni genere dal valore potenzialmente inestimabile e che mano a mano che i ghiacci si sciolgono diventano sempre più raggiungibili. Stabilire chi ne abbia diritto potrebbe essere più complicato del previsto. Per vantare il diritto su un pezzo di fondale, i paesi devono dimostrare che fa parte della stessa massa di terra dei loro territori. E come scrive l'Economist, la geologia è soggettiva. Canada, Danimarca e Russia, ad esempio, si contendono la dorsale di Lomonosov, una gigantesca montagna sottomarina che, a detta degli analisti, conterrebbe tesori inestimabili. Per mettere le mani avanti, già nel 2007, un sottomarino russo ci aveva piantato sopra una bandierina di titanio. Il fondale marino sarebbe ricco, tra l'altro, di cobalto e stagno, ma soprattutto di tutte quelle terre rare sempre più fondamentali per l'industria elettronica e la transizione elettrica. Giusto per cominciare a puntellare tutto questo percorso, Mosca nel 2019 ha annunciato 10 miliardi di investimenti pubblici in 5 anni, la Cina 90. Una bella fetta si stanno riversando appunto a Tixi, tra l'incredulità della popolazione. Prima sono partiti con alcuni lavori nel porto militare, e poi sono arrivati anche 50 milioni per i primi lavori di estensione del porto commerciale. Fanno circa $10.000 ad abitante. Non succedeva da 50 anni. Il grosso dei soldi russi comunque invece stanno andando nella costruzione di bestioni come questo. Sono le navi rompighiaccio a propulsione nucleare, una specialità locale sin dai tempi dell'Unione Sovietica. La Russia infatti è l'unico paese al mondo a costruirli e anche ad usarli. La prima flotta entrò in funzione addirittura nel lontano 1975. Era composta da 6 navi, 2 sono ancora in servizio, a cui nel frattempo se ne sono aggiunte altre 10. L'ultima è stata varata giusto lo scorso novembre. È la più grande di sempre ed è costata oltre 500 milioni. Ne sforneranno così una all'anno per i prossimi 3 anni e poi nel 2027 faranno un altro salto di categoria, dai 170 metri attuali a oltre 210. Un gran lavorio che non poteva passare inosservato. Dopo un interregno durato 27 anni, nel 2018 gli USA hanno deciso di rimandare di nuovo una portaerei a farsi un giretto dentro al circolo artico. L'anno dopo, navi da guerra britanniche e americane hanno fatto un'incursione nel mare di Barents. Non accadeva dalla metà degli anni 80. E tra marzo e aprile di quest'anno la Norvegia ha ospitato l'esercitazione Cold Response 2022, la più grande esercitazione militare nel circolo artico dagli anni 80. Hanno partecipato in oltre 30.000. L'esercitazione ha testato la capacità degli alleati di proteggere gli interessi della NATO nell'Artico. È deterrenza in azione, ha affermato il ministro della difesa norvegese Frank Bakke-Jensen. È costata cara. Il 18 marzo un convertiplano Bell Boeing V-22 ha avuto un malfunzionamento ed è precipitato. Nessuno dei 4 membri della crew è riuscito a salvarsi. I russi poi non sono certo rimasti a guardare. Passo passo stanno rimettendo mano a tutti gli avamposti militari ereditati dall'era sovietica. Dal 2007 ne hanno riaperti circa una 50. Come ha scritto Limes, l'affaccio eurasiatico sulle acque artiche è l'unica area del pianeta in cui lo schieramento militare russo vanta il dominio assoluto. Visti da quassù, anche le richieste d'ingresso nella NATO da parte di Svezia e Finlandia assumono tutto un altro sapore. Scopo della strategia di Washington è impedire che in qualunque area del pianeta sorga un egemone regionale in grado di contenderle il primato, sottolinea sempre Limes. Dalla lista ci mancava giusto il Polo Nord. Nella tua lista di Natale, invece, fai che non manchino le magliette e le felpe di Ottolina. Vieni ad acquistarle su www.ottolinatv.it. E se non ti interessa il dress code, ma vuoi aiutarci a costruire il primo media che dà voce al 99%, aderisci alla campagna di sottoscrizione di Ottolina TV su GoFundMe e PayPal. Ottolina TV, comunque vada, sarà successo.